Buonasera a chi è già qui? Buonasera a Trevamk, Mauro Twitch che resabba per il suo 18° mese, Gwenfar, e poi c'è anche Lorenzo Wiss, e poi c'è anche For Duke, e poi Arsun, buonasera. Buonasera a tutti. Cosa succede? Sono venuto a vedere il signor Paolo, invece c'era il gatto. Mi è sentito 5 minuti ed è sparito il gatto. È magia! Esatto, è magia. Qua sta partendo la roba. Mettila a fare. Vabbè, non solo i cosi, va bene. Buonasera, benvenuti a questa serata dedicata a State of Mind. Allora, io posso tornare in full screen, grazie, buonasera. Oh, eccoci qua. Un gioco che avete contribuito voi a portare su questo canale riempiendo la barretta. Vi piace la barretta qua sopra? È una barretta che si riempie, quando si riempie c'è un gioco nuovo per il canale. È stata riempita all'inizio di agosto per State of Mind. Io spero voi abbiate guardato che gioco stavate finanziando e abbiate detto mi piacerebbe vederlo fatto da Paolo, e poi abbiate finanziato State of Mind. Se non l'avete guardato e voi mi beccate a State of Mind sulla fiducia di quello che vi propongo io, e sono un po' cazzi vostri. Nel senso, sono un po' cazzi vostri, proprio cazzi vostri. Non si scampa. È un gioco della Daedalic, non so come cazzo si pronunci, che fa dei bei giochi, quindi supponiamo sia un bel gioco, dai. È così che ho scoperto il suo canale, signor Paolo. Sono andato sul canale del gatto per vedere qualcosina di vecchio e mi è apparito il suo host, vedi? Perché tu poi controlli i giochi per chiedere un contributo o fai come noi a caso? No, io non controllo i giochi vagamente, non proprio bene bene bene. Sapete che io non sono per l'hype, sono per provarli i giochi. È un gioco che sapevo che non mi avrebbero mandato perché la Dedelic non mi manda mai niente. Così come Tomb Raider, perché la Ubisoft che mi manda qualcosa. E quindi ho detto, vabbè, mettiamolo in barra, se ci arriva lo proviamo. Giusto? Quindi potrebbe essere un gioco bellissimo che giochiamo, facciamo la serie, potrebbe essere una recensione di un gioco che volevate vedere voi. Giusto? Full Moon, buonasera. Parte bene, nel senso che la descrizione Steam è una cosa bellina, mi ispirava. State of Mind è un futuristico, un thriller futuristico che si occupa di transumanesimo, esplora i temi della separazione, della disgiuntura, della separazione, della disgiuntura, disgiaccio, e riunificazione, in un mondo che è spaccato tra una distopia materiale e un mondo utopico virtuale. Cos'è Tomb Raider? Non è Ubisoft, fa lo stesso, quel cane. Comunque non me lo mandano, Tomb Raider. Cos'è Tomb Raider? Questo mi coglie impreparato. Tomb Raider. Quello me ne frega, ma se è Ubisoft. O no. Però so che non me lo mandano. Square Enix! Hai ragione, c'hai ragione anche tu. Ma la Square Enix mi manda niente neanche lei. So che Tomb Raider non me lo mandano, mettila così. Che c'è di gameplay? E lo scopriamo assieme, Sigurd Orion, perché il video è piuttosto confuso, non ho idea, e quindi vediamo. Cercate che mi mangia, se non gli faccio le coccole. A dopo, Arsum. Devo dire che non avendo problemi con i tipi di gameplay, mi interessa più il tema del gioco che il gameplay in sé. Sarà qualcosa, vedo. Perché sia un'avventura grafica, un action, uno shooter, io gioco tutto. Buonasera al Dart. Lo dicevamo oggi nella chat dei sub, che dicevano che giochi vi piacciono, e io ho risposto, a me non piacciono i MOBA, non piacciono gli RTS. Tutto il resto a me va bene. Chiaramente un RTS. Potrebbe essere un'avventura grafica, potrebbe essere una roba alla Telltale, potrebbe essere una roba alla. Mille robe potrebbe essere dalle immagini. Ce lo scopriamo adesso assieme. Vi piace? Non vorrete mica che io faccia le ricerche prima, vero? Dai. Questa è la categoria di giochi, forse che sono una serie, forse no, forse chi lo sa. È così. Ero curioso, voi l'avete finanziato e io lo provo. Dicevo prima, Full Moon, che sapevo che l'Edelic non mi mandava niente, mi mandava copie per farle in live e quindi fanculo.
Mi piace la categoria, va bene. E stasera cerchiamo anche di capire se sarà poi una serie o se la settimana prossima ci abbiamo un sacco di giorni buchi che devo riempire, anche perché Chas, tra l'altro, è quasi finito. Secondo me ne avremo ancora per una serata o due, diciamo due. Però non è tanto più lungo di quello che abbiamo visto, Chas. Quindi presto si libererà un'altra serata e quante sere libere. Boh, vediamo se vi piace Yakuza Zero. Se non vi piace Yakuza Zero, un'altra serata libera. Non so più che fare, ragazzi. C'è tutte le sere libere, devo scegliere 4 giochi, 8 giochi, 28 giochi. Settimana prossima, magari rifacciamo Graveyard Keeper, che ho visto che è piaciuto. Sfoderà il Dance Dance Revolution? Non credo. Io temo che mi piacciono parecchio, ma ci sono parecchi generi che non mi interessano come tipo di gioco. Magat. No, io i giochi belli li apprezzo sempre. Al limite ho una soglia di bello più alta perché mi piace il gioco. Solo i MOBA proprio non mi piacciono mai. Gli RTS sono molto molto belli e di un certo tipo mi piacciono. Magari se lo so su gameplay ma non mi interessa giocare. Vabbè, ci sta quello secondo Wario. Quello ci sta assolutamente. Passata a Formula 1 stasera è passata. E la sento ancora, eh? Formula 1. Hai pochi giorni da fare, Paolo? No, fortunatamente no. Allora, visto che l'altro pomeriggio è andata bene Graveyard Keeper, volevo farne un'altra, vedere se così va a piacere anche la sera. Io la sera ogni tanto di Graveyard Keeper la faccio volentieri. Mal che vada, facciamo un house flipper, continuiamo la tua casa, Gwen. Adesso ci sono state le vacanze, non sono stato più tanto stanco. Quindi House Flipper si è un po' fermato. Tanto quelli fanno aggiornamenti, ogni tanto arriveremo e troveremo no mobili nuovi per arredare la tua casa. Sei contenta? Se io spengo il cellulare, evitiamo che ogni mail mi faccia bim 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 bim. Peraltro per dirmi che qualcuno è in live. Sono in live anch'io però Twitch, mi rendo conto, ma secondo me non vado a vedere qualcun altro mentre sono in live, giusto? Quindi che se mi state sempre no, riprenderemo, figurati, mica disinstallato lo Flipper. Finiremo, finiremo. Buonasera, Full Moon. Allora, è ora di iniziare ad andare a esplorare questo state of mind. Premi A per continuare. Ho visto che c'è il sottotitolo in italiano, quindi ve li ho messi. Così non devo tradurre io tutto al volo. Messi a voi, ma risparmio lavoro a me. Forse un po' bassino di volume. Io ce l'ho altissimo nelle orecchie, ma voi vedo la barretta che è un po' bassa. Facciamo che alzo leggermente questa barretta qua, va. Tic. Riproviamo. Meglio? Questa schermata iniziale già mi piace, lo stile grafico mi piaceva, i temi mi piacevano e quindi ho detto vabbè, proviamolo, no? Come si fa a dare un parere su un gioco che non si prova? Tra l'altro mi fa pubblicità dell'altra roba. Shadow Tactics volevo anche fare in live, vi dirò la verità. Questo è uno degli annunci di questo E3, non lo so, Drevan, perché io l'estraneo non l'ho seguito, quindi beh, può darsi. Ditemelo voi. Chi è? Fen, grazie dell'euro. Potresti fare un gioco con i sub una sera, basta organizzarsi, trovare un gioco che costa poco gratis se si riesce, che può piacere ai più e scegliere una sera, una tandem così per provare. Ci sono già un sacco di sì in questa frase. Ogni tanto li facciamo, tiè. Ogni tanto li facciamo. Allora. È veramente.
sono dei robot. Tipo con un trolley. Una macchinetta della polizia. In posto si trombano i robot. Una grafica poligonale vecchissimo stile. È tipo col troll è seguito da un tizio e c'è un robot che li guarda. La polizia sta arrivando. Prengox, buonasera. Questo qua porta il figlio con la madre, eh? Questa gente entra nelle capsuline. Un graffittaro che lacca, credo, un disegno, una cosa già fa, un graffito già fatto. Alzare il volume e abbassare la musica. Il volume del parlato e abbassare la musica. Tentato? Sembra una cabina suicidio, può essere sicuro Dovorian. Can you hear me? Where am I? Che voce bassa, però. You're in the Central Hospital. Can you open your eyes? I can't see anything. Don't worry. Your sight will return soon. A drone found you on the side of the M75. We'll begin with a sight test, and then I'll ask you a couple of questions. Okay. I'll create a glowing object in the room now. Do you see that? Try to concentrate your eyes on it. Allora, opzioni. Sonoro, musica, voci. To make a cloud call. Principale, musica. Ok, proviamo così. È sparita l'interfaccia. Non so più cosa devo fare. Ah, ok. Again. R per guardarmi attorno. Very good. Your sight will return to normal soon. We're gonna do some tests. Cognitive, emotional, memory. It won't take long. Do you know what date it is? 1 gennaio, 11 gennaio, 30 marzo, 41, 48, 39. Il cyberpunk adora i numeri che finiscono col 9. Friday, 1st of January, 2039. Try again, please. No. 41. Saturday, 30th of March, 2041. Please concentrate, Richard. No. Today is Saturday, the 11th of January, 2048. I will now say a short sentence and then ask you a question about it. Okay. Ready? My eyes are blue, my hair is brown.
my house is white. Which three colors did I mention? Blue, white, and brown? Very good, that's right. Can you tell me what happened? What? What happened? My family. Where are they? You can't remember anything? I was in a car. It was a tunnel. Give it time. You're in good physical health. You're very lucky, Richard. Now I'm going to reconnect a part of your AR system. Unpleasant, isn't it? Your eyes and your brain will have to get used to it again. Can you stand up? Please follow me to the table. Allora. Ok. Take the cube from the left side of the table. Make it glow yellow and place it on the right side of the table. Apri l'inventario. Cubo. Fallo giallo. E metti il cubo. Well done, Richard. Please follow me. There is one more task. Test cognitivo. C'è dato la prima cognitiva. La programma di concentrarsi e seguire le istruzioni fornite dal personale della nostra. Risultati encefalogramma. Ultima persona esaminata, Nolan Richard. Rapporto scansione completato. ID 12044. Ma bellino, l'ambientazione mi piace, come sono fatti gli ambienti mi piace. Buongiorno. Ok, who is this? Che cazzo ne so? Il figlio di vicino. The neighbor's kid? You think? He's from an entertainment field, right? No, not exactly. Richard, that's your son. Ah, c'è un figlio, va bene. What's his name? Che cazzo ne so? Jason. Think carefully. No. James. Very good. Where is James? Is he here? You've already asked about your family. Just now. Don't you remember that? Where is he? It's just a test, Richard. James is a good kid. I love him. Ma questo non mi ricordavo di averlo fino a un secondo fa. You are his father. Do you get along well? Richard, he's a good kid. Che cazzo gli sta succedendo? Questa sarà mia moglie. Yes. Jennifer. That's Jennifer. Che cazzo è Jennifer? That's Tracy. Excellent. Okay. Tell me about her. What do you mean? Tell me anything about your wife. A memory, a story, anything. I know that you were. We're in a cab. It was nighttime. We were choking around and took Tracy's hand. Keep going. The onboard systems were malfunctioning. It got colder. The windows got foggy. I told her we were almost there. Okay. Do you know how long ago this was? What do you mean? This memory. How long ago was it? What about this? Do you recognize this building? Yeah, that. I work there. Excellent, Richard. Questo è l'unico che ci hanno detto. What do you do there exactly? I'm a specialist in. Wait. I write about technology. Very good. And how would you describe your position on that matter? Do you have one? Che domanda specifica. My position is the truth. Ah, that came fast. That's the standard line, right? You must say that all the time. Well, can I go back to work, doctor? We'll wait and see. You suffer from amnestic confabulatory syndrome. Memory lapses, confusion, mood swings. But when you're home, you will start to feel better. You'll see. Okay. Okay, Richard. To go. Feel queasy. It'll go away.
Your memory will come back probably within the next few hours. Perhaps not completely, but let's be patient. Well then, I wish you the best. So, I can go? Of course. You've been given neurostabilizers. If you have any problems, contact me. Okay, but I don't know where. Oh, yes, of course. You live at the West Plaza, Mr. Nolan. The cab will take you home. The medic bot at the entrance will escort you downstairs. Ok. L'usinato mi ricorda molto Necropolis, non credo fosse anche quello così poligonale. Ma era abbastanza poligonale anche quello, non... Allora, non posso rigliare le conversazioni. Il posto mi sembra un brutto posto. The Voice. Essendo un colone di Marte ti aiutando a creare un nuovo mondo. Buongiorno. Guardo solo l'ambientazione, non si preoccupi di me per il momento. Ma lei mangia? Lei ha un sandwich qua. Perché ha un sandwich qua? Non è una bella realtà, eh. Vediamo. Allora, il tema è un cyberpunk in teoria. Good. Vediamo evening, come sir. L'hanno fatto il cyberpunk. I will escort you downstairs. Kite, buonasera. This is a news flash from The Voice, your trusted source of news for Berlin and the Western world. There has been yet another bombing at one of Kurtz Robotics' production facilities. This has been the second attack within the last few days. In Nairobi, tensions remain high as fighting between Eastern and Western drone units continues in the mining region, destroying large amounts of natural resources. Adesso appena ripeto il controllo, controlliamo la cosa della scarica statica. Oh, Kite, un po' che fa che saltella su questa chat. L'ho già visto io, Kite. You are at your destination. West Plaza, Berlin. Your account has been charged 25 credits. Sir, please, something to eat? Marcel Inc. is taking applications now. Valid nanoscan required. Mars, our future. By being a Martian colonist on Red One, you are helping create a new world. Interested? A nanoscan takes no more than... Quell'immagine richiama dei vecchi poster russi. Start afresh. Decide the future. Be a pioneer. Ciao Gabriel, ben arrivato. Non ti avevo visto. James. Anche Jules, ciao. Ciao chi è arrivato. I'm Simon, your Base 5 home assistant. Today is January 11th, 2048. It is 7:33 p.m. Room temperature 20 degrees Celsius. You have no more appointments today. Please forgive me. I powered down yesterday. What the hell? Is everything okay, sir? Can I bring you anything? Tracy. You have new cloud messages. Tre messaggi. Tre messaggi. Lydia. Richard, are you there? Come on, what's going on? Did something happen? Call me, please. What time is it in New York? She's probably asleep by now.
Richard, this is not funny, okay? Pick up now. Zio Secret. Freelancer, single, Queens, New York. Did I do something wrong? Let's at least talk about it. You can't just... call me back, please. Otherwise, I won't be able to sleep. Ma ti chiamo? This contact is currently offline. Non lo chiamo. Frammenti di vetro. Potenziale fonte di pericolo, si prega di rimuovere. There will be time for this tomorrow. Letto. Ultimo potente Nolan Tracy. Qui dormiamo a letti separati. Centro di Berlino. Siamo a Berlino. Visto del settore 02, centro di Berlino. Livello di pericolo 1. L'utente ha registrato Nolan Richard, equipaggiato questo mezzo con un vetro di sicurezza.